Bentornati a tutti sul canale I Tarocchi di Titti. Ringrazio tutti i nuovi iscritti che ho notato che il penultimo video ha fatto veramente parecchi iscritti. Ringrazio a tutti di essere qui sul mio canale, ringrazio tutti quelli che passano e visitano il mio canale YouTube. Ricordo a tutti di andare a visitare anche il mio canale su TikTok, sempre con I Tarocchi di Titti. Spesso faccio delle live dove faccio dei mini consulti gratuiti. Posterò la storia dove si vedrà l'orario e il giorno di quando farò la live. Allora, un bacio grande ai maschietti, che sono tanti che ci seguono, un bacio a tutte le mie ragazze che già conosco e ringrazio quelle che commentano spesso, veramente con il cuore, vi ringrazio. Allora, oggi unica stesa, unico interattivo, stavo pensando di andare a vedere se c'è qualcuno che sta pensando di tornare verso di voi, ma che ha paura del vostro rifiuto. Quindi, maschietti, mi raccomando, so che siete bravi, girate, che siete bravi, lo so che lo fate. Purtroppo io parlo riferito alle donne, ma non perché spesso mi ricordo di dire lui o lei quando escono le carte, però se non lo dovessi fare, girate voi che siete bravissimi. Allora, ripeto il titolo: c'è qualcuno che sta pensando di tornare ma ha paura del mio rifiuto? Ok, quindi adesso innanzitutto andiamo a vedere proprio chi è questa persona che sta tornando verso di voi o sta pensando di tornare. Vediamo se c'è questo rifiuto, no, di avvicinarsi a voi e perché ha paura del vostro rifiuto, appunto. Quindi iniziamo a vedere con gli arcani maggiori, iniziamo a spostare un pochino. Andiamo a vedere innanzitutto con gli arcani maggiori che cosa vogliono dirci per farci capire proprio assolutamente chi è questa persona, no? Che carattere ha? Vediamo se riusciamo a percepire anche il segno zodiacale di questa persona. Allora, vediamo un po'. Iniziamo l'interattivo con gli arcani maggiori. Andiamo a vedere, abbiamo il sole, il diavolo, il mondo e il carro. Allora, con il carro è presente comunque una velocità, un movimento, quindi qui già capiamo questa persona che cosa vuole fare. Allora, spostiamo la candela di qua e vediamo un pochino cosa ci riservano queste carte. Iniziamo dal sole. Il sole, abbiamo presente il segno del leone, è una persona che ha fatto chiarezza, no? Ha fatto chiarezza dentro di sé, sicuramente dopo aver vissuto un periodo dove ha voluto, ha tentato di eliminare tutto ciò. Scusate, che ha voluto esaminare dentro di sé, no? Il suo modo di essere, ha voluto fare un esame, sta tentando, infatti la carta del diavolo ci fa anche capire, presenta anche il segno del Capricorno, ci fa capire proprio che ha tentato di esaminare dentro di sé che cos'era che doveva cambiare, ok? Richiama un pochino anche negli arcani il Papa, un pochino come personalità. Quindi qui abbiamo sicuramente il leone, abbiamo sicuramente con il diavolo il Capricorno, ok? E abbiamo la carta del mondo. Il mondo è
questa persona ha vissuto la chiusura di un ciclo che sicuramente sarà stato anche karmico, ok? Da questa chiusura è arrivato a un completamento che lo porterà poi attraverso il carro ad una determinazione, a una conquista, a una riuscita, vuole sviluppare, cioè vuole lo sviluppo di alcuni progressi, quindi è una carta di riuscita, di successo, di movimento. Ok? Quindi guardate già gli arcani maggiori come hanno risposto alla nostra domanda. C'è qualcuno che sta pensando di tornare, ma ha paura del vostro rifiuto, del tuo rifiuto, a te che stai ascoltando il video. Quindi abbiamo capito i segni zodiacali, abbiamo presente il leone e, ripeto, il capricorno. Potrebbero essere degli ascendenti, ok, dei segni lunari, o proprio il segno zodiacale di questa persona, ok? Se dobbiamo andare a scovare proprio dentro a questa persona e capire che tipo di persona è una persona comunque tentatrice, colui che tenta, no? Che vive attraverso delle dipendenze. Possono essere dipendenze di donne, può essere una dipendenza riferita al denaro, al fumo, all'alcol, a tante cose. Comunque, questi sono i segni zodiacali e la personalità di questa persona che dobbiamo riuscire a capire chi è questo qualcuno che sta pensando di tornare verso di voi, ma ha timore del vostro rifiuto. Ok? Già gli arcani maggiori ci hanno fatto vedere che tipo di personalità è e quello che le è accaduto e come si muoverà attraverso il carro. Allora, spostiamole un po' di più perché vedo che dalla telecamera il carro non è molto inquadrato. E ok, allora, iniziamo adesso proprio. Io farei prima con le sibille, andiamo a vedere che cosa è accaduto a questa persona, che cosa gli è accaduto a questa persona che sta pensando di tornare, che cosa ha vissuto fino ad oggi, no? Che andiamo a fare questo interattivo, andiamo proprio a vedere questa persona e chiediamo alle nostre sibille delle Normande proprio questa persona, che cosa ha vissuto fino ad oggi, che cosa è accaduto a questa persona fino ad oggi. Andiamo a vedere con le sibille delle Normande che cosa ci esprimono proprio, ok? Andiamo a vedere. Allora, mi riesce il sole, guardate, un legame, il ricordo forte di un legame, che questo simboleggia un po' la famiglia, però andiamo a vedere bene, aveva accanto una persona fedele, ma ha necessità di tagliare con la falce proprio tutto quello che ha combinato. Infatti, se noterete, la carta della falce è uscita proprio sul diavolo, la carta, l'arcano che ci intende proprio che vuole tagliare proprio tutte le sue dipendenze per recarsi verso di voi. Persona grande di età, dopo una rottura, vedete? Quindi qui mi confermano, si è trovato a fare delle scelte. Questo è un bivio, ok? Fondo mazzo delle sibille, ha capito che comunque state soffrendo, vedete? O che avete sofferto. Qui c'è la donna che comunque è piegata su questa fontana, probabilmente voi o voi maschietti girate, vi recate spesso nel punto dove vi siete conosciuti o che frequentavate spesso insieme, ok? E pensate e soffrite. Fondo mazzo delle sibille. Adesso andiamo a vedere con gli arcani maggiori invece che altro messaggio vuole mandarci e se c'è questa persona
che sta pensando di tornare da voi, ma perché questa persona ha paura di tornare? Allora, abbiamo visto che comunque già dagli arcani maggiori all'inizio il movimento c'è il carro, no? Il carro proprio intende un movimento, no? Tutto ciò che deve conquistare, deve riuscire. Il carro è una carta di determinazione, eh? Quindi colui o colei che si sta muovendo per dirigersi da voi, quindi stiamo parlando di una persona, lui o lei, determinata nel fare questo passo di venire verso di voi, ma vediamo perché ha paura. Vediamo adesso con i tarocchi, forse un'idea già ce l'ho, ma vediamo un attimino dagli arcani che cosa è uscito, già ho capito, però vediamo un attimino con i tarocchi se mi confermano. Andiamo a vedere. Ok. Allora, andiamo a vedere con gli arcani. Allora, sicuramente arriveranno delle buone notizie. È uscito l'imperatore è un capo assoluto, no? Qui esce anche un segno dell'ariete, eh? Un capo assoluto che voleva avere il controllo e comandare, ma è anche una persona molto concreta, ma nello stesso tempo molto rigida. Quindi qui mi confermano anche la carta, l'arcano del diavolo, che comunque l'imperatore è questa figura dominante, no? È colui che vuole dominare, che ha tutto sotto controllo. E infatti, vedete, arriveranno buone notizie da questo imperatore, dove ha proprio la necessità di ricreare un'armonia insieme a voi. Voi maschietti, girate, vi vedo segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. Ci saranno nei vostri riguardi sicuramente vittoria, no? E successo dopo tanta sofferenza, dopo l'odio, perché qui siete riuscite anche ad odiare purtroppo questa persona per quello che vi ha combinato, ok? E quindi ne uscirete vittoriose probabilmente se si recherà verso di voi. Andiamo a vedere bene che cosa ha combinato. Vedete? È una persona, un capo assoluto, no? Un re di denari, un capo di affari. Però sta lì, fermo, aspetta, aspetta, l'ha appeso, eh? L'ha appeso, abbiamo proprio colui che aspetta, sì, aspetta, ma sta in pausa, quindi questo movimento lo vuole fare, ma sta riflettendo come farlo, si sta trattenendo, quindi esce anche un segno dei pesci, acqua, ok, segni d'acqua, e sta pensando, si ferma. Riflette ed è sotto un grosso sacrificio, quindi è sottoposto a un enorme sacrificio perché si trattiene, questo fa l'appeso. Diciamo che se ci pensa di ritornare, il suo obiettivo lo vede raggiunto, Quindi qui già vedo perché. Perché comunque con il paggio di bastoni siete venuti a conoscenza di avventure che lui ha potuto esplorare, questo il paggio mi fa capire, avete scoperto dei messaggi o sul cellulare o sulla mail di questa persona. E si sente in colpa. No, guardate come parlano le carte. Si sente in colpa, ha voluto sempre dominare e raggiungere i propri obiettivi,
Vedete che mi confermano i bastoni, eh? Attraverso più scelte, aveva più scelte da poter fare, eh? Quindi mi viene da pensare che in questo rapporto che c'è stato tra di voi c'è stata sì la rottura, perché qui abbiamo visto la torre, no? Però probabilmente attraverso dei messaggi che avete scoperto, ok, si sente adesso in colpa, quindi starà pensando in che modo mi avvicino, no, a voi, in che modo si avvicina a voi se si sente in colpa, però il suo pensiero è quello di farlo, di venire verso di voi. Si rende conto di aver un carattere dominante, di aver comunque pensato sempre solo ai propri obiettivi, questo ci dice anche il re di bastoni. Perché? Perché doveva fare, aveva più scelte da poter coronare, ok? Diciamo così, da poter intraprendere. Da parte vostra c'è stata tanta sofferenza, a un certo punto ha pensato solo esclusivamente al suo successo personale, piaceva a queste scelte che aveva essere ammirato o ammirata, ma poi c'è stata questa chiusura karmica, ok, di un ciclo karmico, un completamento, quindi probabilmente serviva anche questa rottura per far capire a questo colui, colei, gli sbagli, per far capire come risolvere la chiusura di questo ciclo karmico, no? E quindi ad arrivare a un completamento. Quindi riconferma il segno del Capricorno, il mondo l'abbiamo avuto anche negli arcani maggiori. Mi è uscita adesso la papessa, sicuramente queste siete voi, donne ricettive, segni d'acqua, mi riconfermano, cancro, scorpione, pesci. La papessa è il secondo arcano, che come noterete la papessa è colei che legge, no? Una donna molto intuitiva, che è misteriosa, ha anche dei segreti, no? Diciamo che la papessa viene vista come colei che ha delle intuizioni, molto recettiva, questa, mi uscite voi così, segno d'acqua, cancro, scorpione, pesci. Avete dovuto anche voi, vedete, mi uscite anche voi, affrontare queste scelte da fare con questa persona. Avete lottato, vi siete sentite ferite, ma avete lottato fino alla fine per questo rapporto, per poi arrivare alla rottura, ok? Allora, la torre, anche qui mi escono i segni d'acqua, è più, diciamo, evidente Ariete e Scorpione. La torre ci fa capire una crisi che stavate vivendo voi per questa situazione, una destabilizzazione, vi è stata comunicata anche una rivelazione, un qualcosa che vi ha fatto star male, ecco perché ha paura di tornare. A un certo punto vi allontanate, no, da questa persona, e c'è subito dopo la rottura l'abbandono, l'abbandono, ma vi sentite, diciamo, tranquille, se possiamo dire, sì, felici, ma perché? Perché pensate e vi buttate solo esclusivamente sul lavoro. E ecco qui che mi uscite poi come donne, regine di bastoni, donna attraente, passionale, forte, e iniziate da quel momento in poi, da quando c'è stata la rottura, ad avere il controllo su tutto. Quindi qualunque persona si sia avvicinata a voi dopo questa rottura, sicuramente siete state molto attente, ok?
Scusate, mi ho ricevuto una telefonata, avevo la suoneria bassa, ma ho dovuto rispondere, perdonatemi. Allora, riprendiamo il video. Quindi, adesso abbiamo visto un po' la situazione, che cosa è accaduto. Io da quello che ho capito, ho visto che comunque sono stati scoperti dei segreti da questa, di questa persona che vi ha destabilizzate comunque. Ne uscite attualmente donne molto forti, ma attraenti, passionali, forti sicuramente, ma avete comunque adesso il controllo un po' su tutto. Percepisco anche dalla lettura perché non torna, perché è stato scoperto che abbia fatto qualcosa di veramente distruttivo per voi. Qui mi riconfermano, guardate, è uscita la carta del mondo, la torre, insomma, gli arcani maggiori che escono anche nei tarocchi ci danno maggior conferma, ma anche nelle sibille, mi è uscita la torre, vedete, sia nei tarocchi che negli arcani, è uscita negli arcani maggiori, non è uscita la torre, però è uscito un qualcosa che si è chiuso come ciclo karmico, il mondo dopo una rottura, e quindi qui si è reso o si è resa conto di aver esagerato, quindi sta pensando, se torno come faccio? Andiamo a vedere come fa se torna con le sibille, adesso ritorniamo, come fa se torna, questo era fondo mazzo, vi ricordate voi che state pensando, tristi, sicuramente anche in un punto, in un luogo, dove andavate spesso con questa persona o che avete conosciuto questa persona. Adesso andiamo a chiedere proprio alle sibille, proprio con chiarezza, perché ha paura del vostro rifiuto. Che cosa lo ferma, che cosa la ferma, che cosa la blocca o lo blocca nel tornare verso di voi. Il movimento, ripeto, c'è, perché vedo il carro e sicuramente il carro quello ci dice. Andiamo a vedere perché. Allora, questa carta quando torna, quando esce, scusatemi, ci fa vedere proprio il gentiluomo che viene verso di voi, ma con intenzioni sicuramente non sincere. Quindi quando mi esce questa carta delle sibille, dovete fare attenzione, ok? Quindi a tornare torna, ma bisogna fare attenzione. Andiamo a vedere. Ecco qua. Allora, diciamo che siete stati lontani quest'estate, io vedo, no? Quindi già probabilmente prima dell'estate questo rapporto si è concluso, se non è così, dopo un viaggio, avete fatto un viaggio e questo rapporto si è concluso. Quando esce la carta numero 7 del serpente, qui l'intenzione di questa persona è stata nel parlare male di voi, quando doveva parlare male di lui, no? Quindi quando questo rapporto si è concluso non ha fatto altro che mettere in cattiva luce voi anziché farlo lui. La bara non è una carta negativa, è la chiusura di un ciclo, quindi mi conferma la carta del mondo e la rinascita di un qualcosa. Quindi lui sa perfettamente di aver fatto questo, anche di aver parlato male di voi con persone che erano comuni ad entrambe, ed è forse questa la sua più grande paura. Ecco perché ha paura del vostro rifiuto, perché probabilmente siete venute a conoscenza delle malilingue che sono girate nei vostri confronti, quando realmente è stato lui ad abbandonarvi per le sue dipendenze. Ricordate, vi aveva più scelte da fare, avete scoperto degli altarini che comunque non erano stati per voi, non saranno stati per voi una passeggiata anche da mandare giù,
digerire, ok? Quindi andiamo a vedere perché ha paura. Ecco, allora, questa mi conferma la volpe, mi conferma proprio la carta del cavaliere, no? Del gentiluomo che sta a cavallo. Quindi arriva con l'intenzione di dire continuamente bugie. Fate attenzione, qui mi riuscite voi, o che state ancora pensando e soffrite, o che avete sofferto, e al fine di tutto questo, se dovesse tornare, lo considererete una persona molto immatura, infantile. Ok? Quindi pensate che questo rapporto doveva andare attraverso un legame più consolidato, ma alla fine avete capito che non vale la pena. Quindi, ragazzi e ragazze, l'interattivo è terminato. Cercate di valorizzare a seconda della vostra esperienza quello che è uscito dalle carte. Naturalmente non dovete farvelo calzare per forza. Io dico sempre, se il messaggio arriva è quello, altrimenti lasciate andare dolcemente. Ok? Allora, l'interattivo è terminato qua. Io vi mando un bacio grande, vi aspetto al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale, messaggiate attraverso i commenti e fatemi capire se la stesa vi è piaciuta e vi aspetto al prossimo video. Un bacio grande da Titti. Ciao ciao!